Che pasticcio. Come si può dire che pasticcio? Che pasticcio del radicchio rosso del Treviso. Del Treviso. Perché oggi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ne dimentichiamo sempre i nostri ascoltatori. Vi dobbiamo presentare un piatto buonissimo, buono. Un piatto proprio che a sta stagione qua, che se il radicchio rosso di Treviso, non si può far de manco non presentarlo. Con un bel pasticcio. Sì, un bel pasticcio. Questo fiore che si mangia, che si chiama radicchio rosso di Treviso. Non è sonto altro, perché se è benedetto, se è un magnar san, che se è radicchio trevisano. Ecco, questo che il prete benedice. Ecco, e non di benedire i nostri piatti, questo qua. Quindi, vi do subito la ricetta, cosa dici? Sì, perché altrimenti la regia dice che siamo sempre lunghi, ma noi sai, ce ne freghiamo, perché quello che è importante sono i nostri ascoltatori, certo, noi, che capiscano bene le ricette e come possono fare a non capire le ricette con uno straordinario cuoco che ho qui al mio fianco. Cercheremo sempre di darvi... Mi hai salutato oggi. Ciao Amanda, come stai? Bene? Bene. È andata bene la settimana? Sì, 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 molto, sì, molto, sì. Grazie. Hai riposato. A me mi va sempre bene, pur che sia, diciamo... È vero. Siccome sono solare, quindi è difficile... Non ti ho mai visto serio. No, è difficile. Beh, ma stiamo bene assieme, bene. Così... Bene, e allora la ricetta di oggi, come dicevamo, è il pasticcio del radicchio rosso del Treviso. Quindi questo radicchio del Treviso si applica in tanti modi. Ho fatto un libro a proposito sul pasticcio del radicchio, caro Bruno, che è 617 ricette, una cosa meravigliosa anche quella. Mamma, e quindi vedete che vendo qualcuno ogni tanto anche del radicchio. Non parlo solo di cose tradizionali, ma anche del radicchio. Il fiore della cucina che viene dalla nostra terra. Dalla nostra terra, dalla nostra marca trevigiana, che si espande in tutto il mondo. È diventato come il tartufo, il radicchio Treviso è il nostro tartufo della terra trevisana. Passato che se te sente il nostro governatore Zaia, te manda un premio, perché come che te parla a te del radicchio de Treviso, grazie. E lui ci tiene, perché ci tiene alle cose certo. Della nostra terra. Ma perché ho amore di questo prodotto? Perché sempre, quando ero più giovane, questo ricettario di 617 ricette l'ho creato, ecco, avevo 21 anni, mi sono messo a scrivere e dopo l'ho portato a termine, poi l'ho messo a conoscenza a tutto il pubblico italiano. Bene, raccontaci questo. Quindi... facciamo la ricetta, perché sennò non ce la facciamo. Quindi gli ingredienti per questa ricetta sono 30 radici rossi di Treviso, ovviamente viene cotti alla griglia. Sapete come viene cotti? Vengono tagliati nel senso della lunghezza, spuntata la radice, pulita, lavati, asciugati, e poi se non avete una griglia potete farli su una padea antiaderente, quindi una giocetta di olio, si adagia dolcemente questo radicchio che avete tagliato a lungo, si mette un po' di sale e pepe e si cucina pian pianin ambo le parti, che c'ha color. Quando che la c'ha color, che anche se resta un po' crudetto, niente di meglio e tira via. E la si ha fermo, che aspetta tutti gli altri ingredienti. Allora, gli altri ingredienti sono... ed è mezzo litro di una buona besciamella, che questa non vi do gli ingredienti, perché la sapete fare tutti, e anche un po' di salsa pomodoro, e dopo 150 grammi di prosciutto cotto, 150 grammi di burro, mezzo bicchiere di vin bianco secco e dimenticare la pancetta fumicata. E la pasta per fare il pasticcio, un 400-500 grammi, e poi del parmigiano grattugiato, un 100 grammi, questo che vuoi stagionare invece, e sal e pepero. Ovviamente la pasta per lasagne, adesso io uso anche, Bruno, la pasta... ricotta? Sì, la pasta che tino, quella che ti accusini, che lei già preparata lei secca. Nell'amalgama. Ecco, e questa qua è buona, perché sennò se dovrei l'altra, dovrei cucinarla in acqua bollente, e dopo una volta che è cotta, adagiarla su un panno e lasciarla asciugare. E dopo, a ti te dici che è buona anche sì, questa? Sì, questa è buona, è più pratica per voi, e sennò se siete abituati con l'altra... Vedete,
Vedete non c'è problema, sì. Come Armando pensa alle nostre ascoltatrici, certo, vuol certo. togliere la fatica alle donne, cerco del più ma possibile. Non il gusto no, del no, no, quello bisogna che resta. Quindi il procedimento è semplice, in una piccola casseruola fate rosolare a fuoco lento il burro con la pancetta e il prosciutto precedentemente tagliati a listarelle sottili. Dopo rosolare un fiatin, bagnare col vin bianco e evaporare il tutto e dopo unì la salsa del pomodoro aggiungendo un po' di sale e pepero e qua è semplicissimo. Una volta che avete fatto questa salsetta così un po' fuori dell'abitudine, prendete una teglia, una pirofila di giusta misura e la cospargete sotto un po' di salsa bechamel. Col cucciaro gli fai un po' di salsa bechamel nel fondo, adagiate dolcemente tutte le foglie, i fogli delle lasagne. Scusa, la salsa bechamel, sì, la bechamel sì, messa sul fondo, sì, la fa sì che la fa la crostina, e ma non la brucia. Non la brucia, non attacca tutto il resto. Bravo. Vedete che sono anche intelligente. No, mi piace. Quindi, una volta che hai fatto questo, adagiate sul strato de lasagne una parte del radicchio, no? E tutta la parte del radicchio che vi preparate, e dopo che mettete sopra tutta la salsa ricavata, la scopergete per bene, che mette qualche ricciolo di burro, un po' di parmigiano e coprite con un altro strato di lasagne e sopra lo coprite burro, tutto con il burro. Burro, quello fatto dalle nostre malghe. Sì, dalle nostre malghe. Che no, le margarine. No, assolutamente. Abbiamo del burro buon qua, che non fa per niente male se mangi crudo. E se non cucini massa fa ancora niente male. E una volta che avete fatto questo strato di bechamel, delle pasta e delle lasagne che coprì il tutto, mette sopra la bechamel, la tirate bene col cucchiaio e cospargete sopra il rimanente del parmigiano con qualche fiocchetto di burro dentro in forno per a 180 gradi fino a gratinatura. Così gratinà, spegne il forno, tira a severta la porta del forno e lo sei un po' intiepidire 5 minuti, dopodiché lo tagliate e lo servite in tavola. Un magnar san, perché le Trevisan e qua, caro, e qua un buon bicchiere del Prosecco sì, non sta male. Non sta male. Anche se sì, sei il primo. Anche questo primo qua si sposa molto bene il Prosecco dei nostri colli di Conegliano. Armando, vuoi che non facciamo arrabbiare la regia oggi? No. O che la facciamo arrabbiare? Ecco. No, non la facciamo arrabbiare. Allora, sì, un consiglio per i nostri ascoltatori che vadano in libreria, qualsiasi libreria, Conegliano, Treviso, certo. E chiedono il libro Il Veneto che ti fa gola. Perfetto. E un libro, un ricettario di 600 ricette tipiche venete, preparate e scritte e raccontate dal nostro amico Armando. Bene, grazie. Grazie. Saluto, grazie. Alla a te. Prossima. Sempre salutarmi la ave perché senz'altro. Io ci tengo. Un saluto a tutti i nostri spettatori, augurandovi un buon appetito, che credo che non manca mai. Di nuovo, buongiorno. Mi affianco ad Armando. Ciao a tutti.